Buongiorno a tutti! Buongiorno, io in primo piano, appena Tu in primo sveglio. piano, sì, esatto. Vabbè, anche io sono. No, appena svegli, no, dai, mezzogiorno. Stiamo andando a fare la spesa. Oggi sarebbe dovuto essere, si può Casa? dire? Sì, sarebbe dovuto essere. Sarei dovuto essere a casa, sì, di riposo. Ok. Guide sportive No, è il di sedile che si è Marco. posizionato. È che sta guidando la mia macchina e non sa nemmeno come fare. Tra l'altro l'inquadratura è tutta Sono storta. abituato in realtà. Pazienza. Comunque lui sarebbe dovuto essere a casa oggi e anche io, però in realtà no. E quindi pomeriggio non possiamo andare da IKEA a comprare le tende. Quindi stiamo andando a fare la spesa e poi decideremo dove mangiare, se mangiare a casa, se sistemare lo specchietto. E mangiare il sushi. Qua c'è lo Yankee Candle. Candle che Ok. non serve più perché tanto ormai è E finito. vabbè, che c'entra? Lo lascio lo stesso. Ma scusami. Non vedo dietro se metti la Yankee Candle davanti allo specchietto retrovisore, che dici? Appoggiala lì, che Lasciala vacillo ti lì. dà, Madonna. Vabbè, Comunque ci tocca fare la comunque. spesa di Ci tocca fretta. fare la spesa e poi vedremo. Ci siamo svegliati tardi? No, ci siamo svegliati presto, però abbiamo dovuto fare delle cose, sistemare delle cose. Principalmente io ho dovuto sistemare dei video, no, l'anteprima del video che uscirà oggi, che è venerdì, che voi avrete già visto. E poi sono cambiate delle cose sul mio canale, giusto? Giusto, Diciamo aggiornali che tu. Ho avuto degli aggiornamenti al canale perché appunto stiamo crescendo. Ok, stiamo crescendo, però la qualità non migliora, cioè tutto fatto così un po' alla cavolo con. Ma l'importante è crescere. Esatto, vabbè, no, però comunque stiamo crescendo sul canale, quindi di conseguenza ho ottenuto delle cose in più da YouTube, quindi prima cosa la grafica. Non vedeva l'ora di dirvelo, Non eh. vedevo l'ora di dirlo. No, Cioè, sta vabbè, proprio godendo comunque in sono questo contenta che il canale stia crescendo, perché non dovrei dire il contrario. Non è nato Certo. per questo scopo, ve l'avevo già detto nel video di presentazione, però comunque il fatto che il canale stia crescendo è Ci date positivo. possibilità di vivere grazie a voi, grazie a YouTube. Esatto. Esatto, cioè pure io che ti dico esatto, cioè non è vero, non viviamo grazie a YouTube, Ora. ma nemmeno dopo, ma Non vivremo mai scusa, grazie a YouTube, lo si fa per passione. no, nel senso, ci sono quelli che hanno avuto la fortuna, però hanno tutto un Sì, altro ma fanno già fatica stile. loro, quindi. Vabbè, ma quello non lo so, perché Umana. sinceramente io potrei monetizzare. Ma non so come, cioè, questo è assurdo, ragazzi, sono troppo imbranata, non lo so. Quindi Sì, ma alla fine lo devi fare perché ti se qualcuno piace. può aiutarmi a guadagnare così 3,50 euro, vi ringrazio. Comunque, come si dice, appunto, si sa benissimo che YouTube non dà tantissime possibilità livello di monetizzazione, però diciamo che non è quello l'obiettivo, perché No, lavoro assolutamente. e anzi appunto vi volevo dire che devo tenere qua perché sennò continuando a girare sono cavoli. Vi volevo dire, anzi ve lo dico dopo perché siamo arrivati, quindi dopo vi dirò come Esatto, mai, dopo ci vi spiegheremo. vi spiegheremo un po' come mai in questa settimana sono sparita. Appunto, avevo detto nel video precedente a quello che è uscito questo venerdì, quindi del martedì prima, che sarei stata più presente, che avrei sostituito i video del martedì con degli altri video, e invece è andato tutto quel paese, poi vi spiegherò il perché. Ma adesso pensiamo a fare la spesa. La spesa. Quindi ci sentiamo dopo. C'è sempre qualcuno. E c'è sempre qua che balla. Allora, spesa fatta. E con il prezzo spesa, ma comunque ci abbiamo messo il tempo solito.
Vabbè, alla fine quello serve solo abbiamo a sapere quanto spendi. Esatto, abbiamo comprato più della lista, come sempre. Vabbè, quindi... perché in lista non segniamo mai la verdura, la frutta, sì, quelle cose lì. Perché è ovvio che le prendi. Cioccolato, gocciole, gocciole sì. E poi adesso, cioè, sono triste comunque per il fatto che per 2 euro non abbiamo avuto un altro personaggio. Sì, perché non ci abbiamo pensato. Cioè, avremmo comprato delle cicche che alla fine ci servivano per il personaggio perché, in più. Perché sono uno ogni 25 euro, ci mancavano 2 euro arrivare a un altro personaggio. E uno è uno che ci manca, che è Harry Potter. L'altro, Voldemort, c'avevamo già. Vabbè, quindi, tanto sarebbe finita a trovare un altro doppione. Dici, vabbè, avremmo avuto altra merce di scambio. Ma sì, ne abbiamo guadagnati 4. Ieri. Si vede che non ha nessuno con cui scambiare. Comunque, stiamo tornando a casa. Adesso sistemiamo al volo le cose da mettere in frigo. E poi andiamo a mangiare o mangiamo a casa, dobbiamo decidere. Ma non hai già deciso? Abbiamo deciso già. Tu non hai deciso. Tu hai deciso? Tu? Dimmi cosa hai deciso tu. Io ho già deciso. Che vuoi mangiare il sushi? Sì. Va bene. È molto dispiaciuta, questo. No, in teoria saremmo dovuti uscire stasera con dei nostri amici a mangiare il sushi in un posto un po' particolare. Solo che appunto lui lavorando, tornando tardi, domani devo fare giornata lavoro e riusciremo ad andare a cena alle 10. Quindi abbiamo deciso di rinunciare stasera e andare oggi a pranzo. Che grande sacrificio. Vero. Ma anche per far prima, se no dobbiamo metterci poi a preparare, a sistemare, a pulire. Sì, è proprio quello il problema. Quello. Almeno così facciamo prima. Esatto. E quindi stiamo tornando a casa, tanto siamo vicini. E quindi ci vediamo dopo al sushi. Così vi faccio venire un po' voglia anche a voi, no? Esatto. A dopo. Arrivo. Siamo arrivati sushi, finalmente. Finalmente pranzo. Siamo ci siamo già svegliati presto. Siamo, abbiamo già ordinato, cioè, noi siamo arrivati e già avevamo ordinato. Nel frattempo bisogna stare attenti a quello che passa. Niente. Perché oltre a essere servito c'è anche il rullo. Esatto, però nonostante sia il rullo è veramente buonissimo. Niente, quindi non mangiamo. Allora, questo è intanto quello che abbiamo preso dal rullo. Questa è la mia tartare che è appena arrivata. C'è una bellissima giornata di sole, ma questo vuol dire che queste tapparelle si battono in continuazione, perché c'è anche un sacco di vento. E quindi niente. Allora, sono tornata a casa e da sola, perché appunto Marco è andato a lavoro e niente, sono rientrata in realtà da circa un'oretta, mi sono messa un po' sul divano col PC e ho fatto un po' di cosine e niente, adesso mi sono decisa ad alzarmi, c'è lì il secchio appunto del pavimento. Però prima cosa devo sistemare la spesa, cioè finire di sistemare la spesa lì che l'abbiamo mollata quando siamo andati a mangiare. Quindi niente, adesso sistemo la spesa e poi in realtà dovrei portare la valigia, le valigie da mia madre per fare il cambio di stagione qua da me, perché non ho niente, cioè ho solo questo maglioncino che ho comprato l'altro giorno tra l'altro. Quindi dovrei andare da mia madre a fare il cambio di stagione, ma non ho voglia di prendere tutto e metterlo in valigia, portarla di qua e prima o poi dovrò fare il tutto. Ah, ecco, prima che io mi dimentichi di tutto ciò, allora facciamo una cosa. Prendiamo il cavalletto, che è la cosa migliore perché mi balla la mano. Qua è tutto chiuso ancora nel frattempo, dove ho messo il cavalletto, eccolo qui, contro lucivare, scusate ragazzi ma abbiamo 8 milioni di finestre, il cavalletto si è anche rotto, ma fa niente.
Allora, prendo il cavalletto perché vi devo in realtà raccontare il come mai siamo un po' spariti. Ok, allora scusate, ma ho dovuto cambiare 3.000 posizioni perché non sapevo dove mettere il telefono. Comunque, allora vi stavo dicendo, il motivo per cui sono sparita in realtà, visto che nell'ultimo video vi avevo detto che vi stavo preparando dei video back to school che avrebbero sostituito i due martedì dei vlog. Però appunto uno è uscito martedì e uno è uscito il venerdì dopo. E appunto ho saltato questi due appuntamenti, quindi il primo venerdì e il martedì, perché sono cambiate un po' di cose. Allora, io ho trovato un altro lavoro fondamentalmente, quindi al momento sto facendo due lavori. Il primo che mi occupa principalmente il sabato e la domenica e un altro giorno durante la settimana. Il sabato e la domenica li ho impegnati totalmente, quindi dalla mattina fino alla sera, tant'è che mi porto il pranzo dietro perché mangio lì. E per tutta la giornata io intendo proprio dalle 9:30 del mattino, inteso inizio, e magari finisco alle 7:30, alle 8 di sera. Considerate che io però lavoro molto lontano e quindi ho un'ora di strada andata e tornare. Quindi la mattina parto verso le 8, 8 e mezza per essere lì alle 9 e mezza e la sera se finisco alle 8 arrivo a casa per le 9. Quindi questo è quello che succede, quindi praticamente sabato e la domenica è come se per me non esistessero come giorni per poter fare cose, eccetera. Poi invece un giorno a settimana, può essere il mercoledì o il giovedì, sono impegnata o il mattino o il pomeriggio, sempre nello stesso lavoro. Poi invece i giorni in cui non sono impegnata con questo lavoro, sono impegnata con il secondo, appunto. E niente, principalmente il pomeriggio e questa settimana, ad esempio, mi ha tenuta impegnata lunedì, martedì. Mercoledì, quindi io mercoledì mattina sono andata al primo lavoro, mercoledì pomeriggio al secondo e poi oggi invece sono a casa perché in teoria doveva essere Marco, anche Marco a casa. Saremmo dovuti andare da IKEA a comprare le tende, però appunto lui oggi ha dovuto sostituire una sua collega e tornare al lavoro. Quindi dobbiamo rimandare l'invito agli amici perché io ho questa strana fissazione che se non ho le tende a casa non voglio invitare nessuno perché non mi piace vedere la casa senza tende. Quindi finché non avremo le tende, mi spiace, persone che ci conoscete non potrete vedere la nostra casa. In realtà avevo fatto l'home tour senza tende perché comunque sapevo che si sarebbe prolungato perché comunque ci tenevo a farvi vedere il prima e il dopo della casa con i mobili nuovi, con anche le tende nuove. Quindi semplicemente per questo motivo qua. Poi sicuramente dovrò fare delle modifiche all'organizzazione della cucina. Madonna, tutte le sopracciglia in giro. All'organizzazione della cucina perché vorremmo comprare dei nuovi piatti. Perché come avrete potuto notare nel video delle colazioni, che vi lascio linkato qua sopra da qualche parte, abbiamo un unico servizio di piatti e sinceramente è un servizio che noi usiamo tutti i giorni tra di noi e ci piacerebbe comprare quei piatti lunghi, neri, tipo quelli che ci sono ai ristoranti di sushi, oppure io l'ho visti anche in un ristorante italiano dove ho preso una volta del salmone scottato ed era servito su questo piattino con tutta l'insalatina sotto, comunque si può organizzare in vari modi. E però non abbiamo più spazio nei pensili perché fondamentalmente questa angoliera qua aperta porta via un sacco di spazio in cui non possiamo mettere nulla perché si impolverano e basta. Però le cose che useremo meno dovranno finire là sopra per forza perché sennò non abbiamo proprio più spazio. Poi mi piacerebbe prendere anche dei piattini colorati, comunque comprare qualcosina di nuovo per la cucina e quindi dovremmo riorganizzare il tutto. E basta. Quindi fondamentalmente, ragazzi, se mi vedete sparire per un po' di tempo, saltare, eccetera, è fondamentalmente perché magari non sono riuscita ad organizzarmi bene perché è solo una settimana che ho iniziato a lavorare lì, quindi lunedì sarà la seconda
e ancora non ho ben preso le misure su come organizzarmi e stare dietro al canale perché assolutamente non lo voglio abbandonare. Ci tengo a mantenere due appuntamenti, quelli del martedì e quello del venerdì, quindi incrociamo le dita che io riesca a organizzare il tutto. E poi invece vi volevo dire anche un'altra cosa a proposito di questo, che molte volte ho notato che YouTube non fa vedere video, nel senso che io avevo messo un video come programmato prima di partire, se non ricordo male. Comunque sono tornata, mi ha pubblicato il video, però mi diceva pubblicato una settimana fa. Perché? E quindi nella home, giustamente, cioè anche se voi avevate l'iscrizione, non vi appariva come un video nuovo, dovevate proprio entrare nel mio canale e andarlo a vedere. Quindi, visto questi, come si dice, disagi, comunque queste situazioni un po' così, giustamente quando uno parla si deve strozzare. Comunque, visto questi disagi qua, e comunque anche perché, come dicevo oggi, stiamo crescendo piano piano e sono felicissima. Siamo praticamente a 90 iscritti e non disiscrivetevi in questo momento che mi fate fare la figuraccia che poi andate a controllare, magari siete 87 perché vi siete disiscritti, vi vedo. E comunque vi stavo dicendo appunto che stiamo crescendo e anche per ovviare questi piccoli problemucci sul video pubblicato, non pubblicato, eccetera. E per comunicare con voi ho creato il profilo Instagram della pagina YouTube. Quindi quel profilo Instagram sarà quello che io andrò ad utilizzare per comunicare con voi. E appunto ho creato una pagina Instagram che non è quella che io ho utilizzato fino ad oggi come mia personale, per il semplice fatto che comunque ci sono taggate delle persone che fanno parte della mia vita privata e che non sanno del canale, fondamentalmente. E quindi non mi va di mischiare le cose perché comunque ancora mi imbarazza molto, non riesco comunque a dire alle persone che sono mie amiche nella vita privata, ah sì, ho un canale, mettere cose in cui pubblicizzo il canale non mi va. Quindi ho deciso appunto di utilizzare come pagina quella che prenderà il nome del canale, quindi sempre life.of.jackie, così come lo vedete scritto nel canale. Comunque a fine di ogni video vi metterò sotto e se riesco vi taggo la pagina anche qua sotto, in cui appunto vi dirò quando ho pubblicato un video, comunque vi riesco a fare delle stories in cui magari vi racconto della mia giornata o se sono in ritardo, se non riesco a pubblicarvi qualche video. Quale tapparella, ragazze, continuano a fare il concerto. Spero che non diano troppo fastidio in video. Comunque, lì potete scrivere anche in direct se avete voglia, magari sotto il video siete un po' più timidi, non vi va, eccetera. Quindi, appunto, vi lascerò qua sotto linkata e anche a fine del video la mia nuova pagina Instagram, in cui appunto vedrete il tutto. È in fase di elaborazione perché l'ho appena creata praticamente, quindi pian piano andrò a aggiungere foto, non ho ancora nemmeno la foto profilo. Spero che per quando sarà online questo video la foto profilo io l'avrò messa perché sennò sono veramente pessima. E quindi niente, questa è un'altra grande novità nel canale, quindi anche il canale Instagram sarà un modo per poter stare in contatto e per potervi dire se ci sono, se non ci sono, se sono incasinata, che fine ho fatto, se sto bene e tutto il resto. Quindi io spero che siate contenti di avere la possibilità magari anche di seguirmi sulla pagina Instagram, che magari è un po' più rapido rispetto al canale YouTube. E quindi niente, io adesso sistemo la spesa perché sennò non ce la faremo mai più. E direi che ci vediamo dopo. Non so ancora che cosa farò dopo, se andare da mia madre a fare il trasloco, quindi portare tutta la roba invernale o no. Non ne ho voglia, ragazzi, cioè, vi dico già solo che non ne ho voglia. Quindi vedremo dopo che cosa deciderò di fare.
Allora, rapida visuale del frigo dopo la spesa. Allora, là sopra è pieno di verdure e si vede anche un salamino. Poi qui abbiamo yogurt, pomodorini, melone, wurstel. Questa qua è il contenitore dei formaggi, c'è un altro mezzo salame. Queste qua che dovrebbero andare qua dentro. Questa zucca che devo cucinare, che la mangerò domenica, è perché sta andando un po' a male. Poi abbiamo insalata, carne che devo cucinare stasera Marco, avocado, zucchine che devo cucinare adesso, mele, banane, altre mele, limoni. Qua c'è un chilo, no, che dico 3 kg di uva. Poi qui abbiamo salsa di soia, acqua, vino per cucinare, latte, che è quasi finito, ketchup quasi finito, un chinotto amaro, boh, originale, non so, del caffè freddo, scusate che se no c'era il riflesso del sole, formaggio, grana padano immancabile, burro con dadi anche, dadi questi qua, cioccolati, cioccolato, fondente e alle nocciole, yogurt, uova e qua altre uova che devo andare a sistemare. Qua c'è un ripiano vuoto perché c'era la carne che adesso andremo a mettere nel freezer. E niente. Allora, siamo arrivati al momento cucinare. Cosa facciamo nel freezer? Un po' di carote, cipolle, eccetera. E ora vediamo se riesco a far cadere tutto per terra. No, solo un pezzo. Di zucca, allora, quindi qua abbiamo il primo passato che è con zucca e patate che si deve ancora cuocere, mentre quasi pronto su questa pentola abbiamo quello che poi sarà un passato con patate e piselli e qualche pezzettino di patata per renderlo più denso, vedete? Proprio due patate piccole ho messo dentro, quindi su tutto questo. E niente, quindi adesso lo faccio cuocere e poi lo frullerò e i miei passati saranno pronti per essere mangiati domani e dopo a lavoro. Proprio la tristezza, nonostante io sia anche a lavoro. Mangerò queste tristezze qua. No, scherzo, a me piacciono molto, quindi sarò contentissima. Ovviamente a quei passati poi aggiungerò questa preparato qua di zuppa e sei cereali, pronta 25 minuti, beh, poco direi, con dentro una. No, qua c'è la. No, questa qua è la ricetta, dove ingredienti. Ma non ci vedo, ragazzi. Allora, ingredienti: farro perlato, orzo, segale, avena, miglio decorticato e riso semi-integrale. Che vuol dire riso semi-integrale? Comunque, questi sono gli ingredienti. Spero che siano buoni perché costano anche dalla testa questo pacchettino, che è un pacchetto da mezzo chilo. Quindi mi farò un pochino di questa cosa qua da mettere dentro. Lì c'è la spatolina con cui mi faccio la ceretta, che bello tutto ciò. E niente, quindi preparerò questo. E per cena io non mi sono ancora tirata a farne nulla. C'è la carne in frigo per Marco, ma per me non c'è nulla. Quindi devo valutare cosa mangiare per cena. Allora, mi sono anche legata i capelli, sono entrata proprio nel mood di Desperate Housewife. Comunque qua c'è il cuscino, eccetera. Ho finito di prepararmi il pranzo di domani e dopo, poi vi farò vedere il risultato. Adesso mi metto un po' al computer a sistemare un paio di cose e poi dovrò andare da mia madre a prendere i vestiti. Spero di riuscire a farvi vedere qualcosa e credo che però per questo momento porterò solo una valigia perché sono da sola e vediamo se basterà fare il trasloco della roba invernale.
Comunque, niente, appunto, mi metto un pochino al computer a sistemare qualcosina. Volevo fare il video, quello di presentazione del canale, e volevo sistemare il profilo Instagram, così che sarà già attivo, operativo da subito. Quindi ci vediamo dopo. Allora, sono già le 8, non so se c'è scritto, ecco, sono già le 8 praticamente. Questo pomeriggio ho volato tra preparare, sistemare la spesa, eccetera, e lavorare un po' al PC. Adesso volevo mettermi una mezz'oretta a fare una partita di Sims. Ovviamente c'è l'installazione della nuova versione di Origin. Non ha che orrenda cosa fa un po'. Ecco qui che carica. Finalmente. Scusate per la mia foto, però il computer è di Marco, quindi non sono così egocentrica. Tra l'altro mi si vede il riflesso con gli occhiali. No, 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 assolutamente. La luce è giallissima perché ormai è sera. Lì c'è in sottofondo il mio computer che sta lavorando. E questo non va. Cioè non mi fa aprire The Sims. Voglio giocare a The Sims. Finalmente funziona. Mi dicevo che la casa fa un po' cagare perché abbiamo pochi soldi. E quindi Pierola faremo bellissimo a breve. Io sono ancora vestita come stamattina, quindi direi che è ora di andare a fare la doccia. Mi metto il pigiama e finalmente si va a letto, che domani è sabato, inizia il weekend e quindi giornate lunghissime di lavoro. Quindi io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!